Allora, un esempio tangibile di quando la comunità di intenti porta a dei frutti interessanti e importanti soprattutto. Beh, dobbiamo dire che il Carnevale di Fano è una delle manifestazioni più importanti che si svolgono nella nostra regione, come tale è giusto che la regione la sostenga adeguatamente. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra insieme al collega Rapa su questo e il risultato che abbiamo ottenuto è stato quello che intanto di mettere a disposizione tutta la documentazione, gli atti e le informazioni affinché la carnevalesca potesse partecipare al bando per le piccole e medie imprese culturali creative. Sono riusciti ad entrare nella graduatoria ed essere finanziati con un finanziamento di 52.500 euro. Risultato importante e straordinario, la prima volta che accade, sono fondi europei gestiti dalla Regione Marche. L'altro fatto è che proprio perché questa è una manifestazione importante che porta turisti, dà visibilità non solo a Fano ma direi all'intera regione, che con il sostegno che la regione mette nel bilancio quest'anno il Carnevale di Fano, quest'anno nel 2018, quindi la prossima edizione, non sarà a pagamento, quindi credo che sia un risultato importante e straordinario, un impegno molto forte della regione, dei consiglieri regionali che in regione rappresentano la nostra città e che credo sia una bella opportunità per continuare a dare questo spettacolo alla città, ai turisti, metterlo a disposizione senza dover far pagare un biglietto. Credo che sia un bel lavoro di squadra, quando si lavora insieme con lo stesso obiettivo si raggiungono di solito risultati maggiori e anche più velocemente. Thank you.